Riccardo, guardati. Sei un uomo. Tenti di essere un uomo, quantomeno. Di 44 anni. Solo. Sei solo. Ricky. Però la tua solitudine è piena di desiderio, lo so. Eppure, Riccardo, hai un cuore, è un cazzo pure, un cuore è un cazzo. È una coppiata perfetta, ma lo sai. Il cuore funziona, il cazzo pure. Sei un portento. Potresti far godere tante donne. Se solo controllassi un po' di più quella tua cazzo di eiaculazione precoce, perché io ti capisco, tu sei uno emotivo. Ti emozioni subito. Ma devi... Vai da un saggio, che cazzo ne so, un saggio... indiano, che ne so. Ti emozioni. Ti viene voglia di schizzare subito. Guarda, ti sarai solo, 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 solo per tutta la vita. Hai 44 anni. Sei quasi da rottamare, scusami se te lo dico. La senti questa autoambulanza? Sì, è per la tua mente. Stai impazzendo. Senza donne si impazzisce. Di solitudine. La solitudine è una forma di follia quieta. Vero, Riccardo? Respiri, respiri nel vuoto, vero? Respiri nel vuoto e vorresti che il tuo respiro fosse accolto dall'amore. Abbracciato. Ma si può abbracciare un respiro? E ti rendi conto che sei ridicolo delle volte. Quando 6 mesi fa hai comprato quel cazzo di gel anale, pensavi di usarlo con qualche donna, vero? Non è venuta nessuna qua. Nessuna vuole farsi spalmare dal tuo gel anale, Riccardo. Sei ridicolo veramente delle volte. Prende il gel anale. La situazione è molto più complicata, eh. Ti avverto che la situazione è complicata. Sta invecchiando e anche rapidamente. Lo vedo ogni giorno allo specchio, Riccardo. Riccardo. Tu ti inganni. Dici che la tua solitudine è bellissima, che nessuna donna è bella come la tua solitudine, che la tua solitudine te lo fa diventare duro. Ma sei sicuro? E se fosse un mostro la tua solitudine? Ma tu la vedi bella, dici, vero? La vedi bella. E cosa c'è di bello qui, su questo divano? Cosa c'è di bello adesso nelle tue mutande? Il tuo cazzo, certo. Ma è una bellezza chiusa a chiave. E sei tu che ti sei chiuso a chiave, Riccardo. Non si sa per quale strano motivo. Preferisci divorare te stesso, forse, non lo so. Sai, Riccardo, cosa dovresti fare? Dovresti fuggire, invece. Fuggire dalla tua mente. La tua mente è il problema. Ma la tua mente è vasta come l'universo, vero? E quindi non sai dove fuggire. È un bel problema, Riccardo. Sei veramente nei casini. Riccardo, te lo voglio dire con tutto il cuore. Hai un enorme cazzo nel culo. Inizia a farti male, male, tanto male. E poi c'è la polvere, polvere. E si sta avvicinando veramente. Un ciclone di polvere, Riccardo, eterna. E tu sei qui. Col tuo cazzo nelle mutande.